Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Dalle parole di Papa Francesco. Dio ama, non si vendica. Dio ci aspetta per perdonarci, per abbracciarci. Attraverso le pietre di scarto, e Cristo è la prima pietra che i costruttori hanno scartato, attraverso situazioni di debolezza e di peccato, Dio continua a mettere in circolazione il vino nuovo della sua vigna, cioè la misericordia. Questo è il vino nuovo della vigna del Signore, la misericordia. C'è un solo impedimento di fronte alla volontà tenace e tenera di Dio, la nostra arroganza e la nostra presunzione, che diventa talvolta anche violenza. Di fronte a questi atteggiamenti, e dove non si producono frutti, la parola di Dio conserva tutta la sua forza di rimprovero e di ammonimento. A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. L'urgenza di rispondere con frutti di bene alla chiamata del Signore, che ci chiama a diventare sua vigna, ci aiuta a capire che cosa c'è di nuovo e di originale nella fede cristiana. Carissimi fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato questa pagina del Vangelo, penso siamo rimasti illuminati dal di dentro, nel nostro cuore, e non possiamo non ricordare oggi, 4 ottobre, il poverello di Assisi, San Francesco. Egli davvero si è lasciato illuminare, toccare dalla parola del Vangelo, cioè da Gesù Cristo, che è parola che illumina, che è parola che dà senso alla propria vita e alla propria esistenza. Egli stesso è diventato Vangelo vivente, come anche noi dobbiamo diventare, dobbiamo essere Vangelo vivente. Dobbiamo fare risplendere la nostra vita con la forza del Vangelo. Francesco di Assisi ha lasciato tutto.
tutto perché ha compreso che la vera ricchezza, il vero dono dei doni è Dio. E allora immergiamoci nel torrente infinito della misericordia di Dio, perché il suo amore possa guarire tutte le nostre ferite spirituali, morali, e possa il Signore con la sua grazia donarci sempre più quella consapevolezza che abbiamo bisogno di Lui, del suo aiuto, della sua forza. Come diceva Papa Francesco prima nel commento alla pagina del Vangelo, non l'arroganza ci salverà, ma la consapevolezza che da soli siamo miseri e che abbiamo bisogno della forza che viene dalla misericordia di Dio. Buona e santa domenica a tutti. Dio vi benedica. Auguri di buon onomastico a quanti portano il nome del poverello di Assisi. Del suo inverno.
questo amore. Beato.